a tutti, siamo tornati. Voglio parlare delle buone regole per metterci in forma. Ok, abbiamo l'alimentazione corretta, poi abbiamo il movimento, quello giusto, quello adeguato, perché ogni persona ha bisogno di ascoltare il proprio corpo, ascoltare il proprio livello di fitness, il proprio livello di partenza, ok? Perché ognuno di noi partiamo da un punto diverso di età, di sesso, di peso, di magari di problemi che sono proprio meccanici, come ernia al disco, mal di ginocchio, tendinite e quant'altro. E poi integrazione, ok? Integrazione che è un coadiuvante dell'altra due. Qual è il momento più decisivo per un cambiamento di stile di vita? Le prime 3 settimane, ok? Se in 3 settimane io riesco a darvi risultati, io ti posso garantire che poi diventa uno stile di vita. Perché se in 3 settimane io riesco a darvi, non so, la pancia più piatta, la coscia meno gonfie, ti senti, ti vedi anche il numero sulle bilance che comincia a piacerti, ti senti più forte, c'hai meno, diciamo, fiatone, sono con 99,99999%, perché non puoi dire mai, ma molto 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 convinta che poi ti innesca in te una voglia di continuare, innesca in te la voglia di diventare uno sportivo. Io sono riuscita a far diventare sportivo tante gente, ok? Così, qual è il segreto? Il segreto è di cominciare con cose che A, ti appagano psicologicamente, B, che sono facili da fare, C, che danno risultati veloci. Allora, uno, andiamo a parlare di movimento. Super jump, trampolino, è l'allenamento più semplice, più divertente, più efficace e più performante che l'ho mai incontrato in 30 anni di carriera, ok? Perché, per esempio, a me piace tantissimo la pedana vibrante, ma non è aerobico, e mi piace tantissimo la camminata, la corsa, ma magari c'hai troppi chili addosso e ti potrebbe fare male le caviglie e le ginocchia. O magari potremmo fare anche un bellissimo allenamento di functional, di body weight, di calistenico, però la odieresti in 3 minuti perché, essendo fuori forma, non riesci ad entrare in quel godimento sportivo ancora. Allora, trampolino, innanzitutto qua sopra, video su video su video su video, più di un'ora di video che sto uploadando, sto per fare gli altri, c'ho un nuovo 2018, sarà ricca di novità su un trampolino in casa, ok? Perché alleneremo in casa insieme, ragazzi, così però già potete partire con un'ora di allenamenti che sono già più che sufficienti. Però il trampolino che cosa fa? Ci protegge l'articolazione perché è morbido, ok? Così ci aiuta a eliminare 85% della forza di impatto, ok? Mi raccomando, spingo, piedi piatti, spingo giù, faccio questo molleggiamento. Se non vuoi seguire il mio, diciamo, YouTube, mettete la musica pazza, bella, almeno 130 bpm e balla, proprio riso, tum, 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 e spingi, ok? Questo ti aiuta a innescare che cosa? Un drenaggio eclatante, perché aumenta il ritorno linfatico 1400%, così già dopo il trampolino vedrai che devi scappare in bagno e fai tantissima pipì. 2, ti protegge, ti potenzia caviglia, piedi, ginocchia e ti protegge la schiena, così già ti aiuta migliorare la salute della vostra articolazione facendoti che cosa? Aumentare lo stimolo ipertrofico, stimolando 191% di fibra muscolare in più di quella che faresti a terra, ok? Facciamo così, vado a fare una squat, jump squat, ok? E poi lo faccio sul trampolino io vado a attingere a 191% di fibra muscolare in più per lo stesso identico movimento. Mi state seguendo? Caspiterino, cioè io impazzisco quando le persone dicono: ah, un trampolino è un giocattolo e babà. Pifero, non è vero, dice il trampolino, ragazzi, mi dà 191% di fibre muscolari in più dello stesso identico esercizio eseguito a terra, ma è questo è dove vi devo prendere, ma divertendoti, ma senza stancarti tutto il sistema, diciamo, scheletrico, muscolo scheletrico, e aumentando la produzione di endorfine. Cioè, sai che è presente i bambini che saltano sempre, così io ti do un attrezzo ginico che ti protegge caviglie, ginocchia, anche schiena se tu sei in sovrappeso, perché di certo se hai 7-8 kg in su sovrappeso, non andare a correre, faresti malissimo le ginocchia e le anche, ok? Allora, la camminata poi la devi andare, fa freddo, sta piovendo, stiamo in bel mezzo dell'inverno, non è divertente. Mi salto a casa, 1. 2, crea endorfine, ok? Così il cervello fa
posso saltare, posso saltare, che cavolo, che figo, posso saltare. Se io ti dico andiamo a fare, non lo so, 50 flessioni e poi 2 minuti di plancia seguito da pull-ups, ok, o squat o affondi, tu diresti da me, Jill, stanca? No, grazie, sarebbe veramente troppo stancante, non c'ho voglia. Invece il trampolino, ti va sempre di saltare sul trampolino, ti scarico lo stress, è divertente. E non solo, il trampolino ti aumenta la capacità aerobica senza andare in affanno, perché il trampolino, il pompaggio del trampolino aiuta il cuore e i polmoni a pompare. 5 forza G, quando atterro, 0 forza G, quando salto. Questo vuol dire pompaggio, e noterete che quando salti sul mio trampolino, che è modificato, 10 volte modificato, che non ti stai mai con la lingua a penzoloni. Ok, movimento, trampolino, è andato. Mangiare, come dobbiamo mangiare? Verdure, fermentati. Ok? Yogurt, kefir, kimchi, krauti. Adesso sto facendo tantissime di queste cose direttamente in casa. Fra poco comincerò a postare anche i video di come si fa in casa questi cibi fermentati, che sono eccellenti per la microbioma, per avere la pancia piatta. Uno. Poi sono pure buoni. E verdure, tantissime verdure, ragazzi. Tante pesce, 2-3 volte a settimana. Ogni tanto un po' di carne, se ti piace la carne. Io personalmente non mi piace la carne. State lontano dallo zucchero e state lontano dai dolcificanti. Vi prego, state lontano dal dolcificante. È un veleno per il vostro corpo. Preferisco che mangi lo zucchero piuttosto che del dolcificante, se devo dire la mia. Acqua. Dobbiamo bere tanta acqua buona. Ok, filtrala, ok, prendete l'acqua, provate di berlo dal vetro, ok, meglio berlo dal vetro l'acqua, perché anche lì stiamo parlando di acqua, purtroppo ormai che ha tantissimi pesticidi, metalli pesanti, dalle bottiglie di plastica, anche le molecole di plastica che si licciano, si rientrano nell'acqua della nostra bottiglia di plastica. Non voglio spaventarvi, però comunque acqua, ma acqua buona, acqua pura, acqua da una fonte di vetro e non di plastica. E finiamo con integrazione. Allora, integratori integrano una sana alimentazione e movimento, ti daranno quello calcio di inizio che ti serve per farlo diventare proprio una vera cambio di stile di vita. Integrazione, allora caffè verde, allora fa sostegno del metabolismo, ma lui come ci sostiene il nostro metabolismo? Lui sostiene il nostro metabolismo agendo tantissimo sulla glicemia nel sangue, aiutando a regolare i picchi, i sbalzi di glicemia, ok? E quando riesco a rimanere in zona con l'insulina, esce fuori un ormone chiamato glucagone, la glucagone dal mio fegato, che regolizza l'utilizzo dei grassi nel corpo, loro deposito, loro rilascio, loro consumo come fonte energetico, ok? Così più io riesco a rimanere in zona con la glicemia, meno fame avrò, perché il mio cervello è ingorda di zuccheri, così quando c'è un calo glicemico mi accende immediatamente la fame, e B, avrò molto più energia, perché senza i cali glicemici avrò un'energia molto molto più costante, molto più concentrazione e molto meno grasso viscerale. Questo è caffè verde. Partiamo con caffè verde oggi, ok? Caffè verde mio è concentrato al 50% acido clorogenico, tra le più alte sul mercato. Ok, lo trovate sul mio sito cosport.com, ma pensiamo di fare questo calendario. Facciamo un po' di movimento trampolino, ok? Quassù troverete il playlist del trampolino, gli esercizi del trampolino perfettamente per partire con il trampolino, e cominciamo a prendere un caffè verde. Caffè verde lo prenderò la mattina con la prima colazione, ok? Perché comunque essendo acido clorogenico, per chi è delicato di pancia potrebbe dare magari un po' di bruciore dello stomaco, invece mangiandolo con la prima colazione questo dovrebbe essere a posto. Per tutti quelli che vogliono sapere se si può prendere caffè verde o non prendere caffè verde, si tratta di un caffè non tostato. Se non avete nessun problema di bere un caffè normale, molto probabilmente non avrete nessun problema con caffè verde. Provate. L'ultimo consiglio che vi do per partire in quarta per queste 3 settimane di vincenti, 3 settimane vincenti, l'ho detto alla grande, è la partenza.
movimento, alimentazione, caffè verde, ma scattatevi la foto prima e scattate la foto dopo, frontale, lato, lato e schiena, perché quello è il modo migliore per vedere quanto, ok, e come ti sei cambiato, dove sei cambiato. Mi raccomando ragazzi, mettetevi in moto, perché in 3 settimane, vedendo i risultati, sono convinta che prenderai passione per il mio mondo. Jill Style.